Bentornati su My Personal Trainer TV. Oggi trattiamo il tè sinensis. Appunto, tè sinensis o Camellia sinensis, famiglia delle teacee. La parte utilizzata sono le foglie. Le foglie del tè torrefatte direttamente dopo la raccolta danno il tè verde, mentre le foglie del tè che hanno subito una parziale fermentazione prima di essere seccate in corrente d'aria calda danno il tè nero. Il tè oolong invece è quello semifermentato. Al suo interno troviamo olio essenziale che può andare da uno 0,5 a un 1,1%, la caffeina da uno 0,9 a un 5%, la media è di un 3% di quello che troviamo in commercio, il tè verde ha una media di un 2%, il tè nero di un 2,5%. Eterosidi di alcoli terpenici, alifattici ed aromatici, la loro idrolisi libera dei principi attivi che danno proprio l'aroma durante l'infusione. Da un 5 a un 27% di tannini, proteine, glucidi, acido ascorbico, quindi vitamina C, vitamine del gruppo B, calcio, ferro, teobromina e tracce di teofillina. Il tè è una pianta legnosa arbustiva originaria principalmente della Birmania. Allo stato selvatico può raggiungere anche i 10 metri di altezza, ma comunemente è molto più bassa, la mantengono proprio allo stato di un arbusto per la comodità della raccolta delle foglie che viene fatta manualmente. Vengono raccolte appunto le foglie giovani e sono sempre verdi, coriacee, nettamente seghettate ai margini di colore verde lucente. I frutti invece sono bianco-rosi e profumati e è appunto una capsula. L'utilizzo del tè è vastissimo. Innanzitutto viene utilizzato con azione stimolante, angioprotettrice ed astringente. Può essere utilizzato anche come tranquillamente bevanda dissetante, coadiuvante delle diete dimagranti, per favorire l'eliminazione a livello renale dell'acqua e anche per il trattamento sintomatico delle diarree leggere. È uno stimolante del sistema nervoso centrale grazie alla presenza di caffeina, per cui aumenta la vigilanza e il tono psichico. Può essere utilizzato appunto nelle diete grazie ai polifenoli che sembrano aumentare l'adrenalina, che provoca appunto la lipolisi con conseguente consumo dei lipidi e quindi non vengono più trattenuti nei depositi normali del nostro organismo. Ovviamente bisogna fare attenzione a non prendere dose eccessive in gravidanza ed allattamento. Per quanto riguarda gli integratori, lo si può prendere come bevanda. Bisogna stare attenti anche ovviamente alle alte dosi e prolungate perché può dare insonnia, tremori, i classici in pratica, tra virgolette, effetti collaterali che potremmo avere anche con un caffè. Lo si trova appunto in taglio tisana, che è conosciutissimo, lo si può trovare in compresse o capsule, soprattutto magari il tè verde, che viene utilizzato appunto principalmente nelle diete dimagranti. In questo caso ne consiglio due al giorno, possibilmente un po' lontano dai pasti. Lo si trova in tintura madre, 35-40 gocce, sempre due volte al giorno, un po' lontano dai pasti. Se si evita magari di prenderlo prima di andare a letto, è meglio, che così insomma si riesce ad avere un riposo più tranquillo. Questo è un esempio di integratore alimentare dove troviamo il tè verde. Abbiamo appunto tutti gli estratti con le catechine, i polifenoli, la caffeina, eccetera. In questo caso consiglio da 1 a 3 compresse al giorno. Come dicevo precedentemente, a mio avviso 2 vanno benissimo, a meno che non ci siano particolari problemi. Dopo i due pasti principali con abbondante acqua. In questo caso è un integratore che contiene 60 compresse da 200 mg. Di norma le dosi appunto rimangono sempre sulle 2 somministrazioni, 3 al massimo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto qui a My Personal Trainer TV.